di che cosa, Antonello? Parliamo della sagra che fanno nel mese di agosto ad Alia. Ad Alia, presso di fronte al circolo Proalia, praticamente la sagra della Salsiccia. La sagra della Salsiccia. Ok. Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi. Vai, vai. Allora, la sagra paesana. Mi pare a così giusto, quando giunge un dece da Ustu, fare la sagra paesana dell'Arrustu, da lasciata dello chiano addobbata ad Ustu. Da sta sagra austina si mangia e vive a rota continua, e tutto attorno c'è tanta allegrizza che passa pure la stanchezza. Quando a sta serata di stille cadenti, tra desideri segreti e speranze nascenti, le cristiane miscono a frotte e stanno fuori tutta la notte. Con le gradigli in capo un fuoco, s'arrosti e s'asizza come se fosse un uomo. E quando si vede lo fumo a chianare, la gente a di una s'accomincia a fuggare. Appena la sasizza è cotta, si mette in mezzo alla pagnotta, e solo dannoci un mozzicone, se ne cala andò lo muriello pappone. Chista è una festa popolare, unne s'arrecampano pure le sane, mangiano e bevono, tutte a sazietà, fino a quando non dà la stipa, niente più ce va. Una musica che è un martedio continuo s'accompagna a sto festino e la gente felice e contente s'addiverte senza spendere niente. Alla fine di sta magica notte stellata suona per tutte la reiterata e pensando a sta grande abboffata c'è cosa fa una buona resata. Complimenti a voi. Bella, bella. Visto è bello. La festa della Madonna va bene? La festa della Madonna. Questa poi la deve caricare sul video che fai, che è importante. E tutta, parla di tutta, diciamo, la festa. La festa? Sì. Praticamente le varie fasi, a iniziare dai giorni prima fino alla serata finale con la conclusione. La serata conclusiva, sì, sì. Capito. La festa della Madonna. Sì. Già siendo lo mese di luglio si vede la gente in grande sobboglio, perché giorno 2 di sto mese abbiamo la festa patronale del paese. La Madonna delle Grazie della Matrice è la nostra madre protettrice, e in questa occasione qualcuno più contento e felice la prega con fervore per la grazia che ci fece. Giorno prima di questa solennità così importante, in capo tante cane dello rumore assordante, arrivano caricate le ferrande mentre la fudda di gente già festante. L'uomo lo corso principale, sfarzose luminari, fanno muscia con splendente di colore avare, mentre le ferrande, venute ormai le fere di conzare, aspettano di vinnere per poter stemponare. Lo due mattina si sente bommiare e poi la musica suonare, per ricordare a tutti che la festa stava a cominciare. Le musicanti suonano con grande talento, dato che visto è un solenne momento. Nesto giorno di festa quasi nulla entra resta, e per questa ricorrenza speciale si rende a noi questa bella madre celestiale. La gente corre a vedersi la missa, perché rispetto a tutte le altre chi sta non è la stessa. E con la fudda stipata, persino davanti allo sacrato, accomincia a dire missa allo prelato. Alla fine della celebrazione, provano tutte una forte emozione e come segno di tanta devozione scatta l'applauso della popolazione. Quando poi è ora della processione comincia a esserci una gran confusione. La gente scausa e con lo cerone in mano si muove formando un serpentone umano. Portata in capo la vara, la Madonna delle Grazie passa per le strade in tale piazza e scendendo pagliere lo chiano cieco canta e prega con un rosario in mano. Appena giunge del ritorno dallo sacrato, lo simulacro in terra venne posato e con tanta partecipazione la gente assiste a questa funzione. Alla fine di questa solenne giornata sono arriere la musicata e la fuga ormai spensierata si scuta pure la masculata. Quando lo tardo di questa serata così affusa, c'è tanta confusione e allegria contagiosa, la gente misa dalla chiazzaranna alla rinfusa si gode lo spettacolo della cantante famosa. Bravo. Bella, 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 bella. un altro, dai. Ma la Vennigna, giusto che siamo a ottobre. La Vennigna. Ah.
Ma mi consigli poi fare la traduzione con i sottotitoli in italiano? No! Queste le poesie in siciliano sono la più bella. L'Avvenire. Alle prime d'ottobre in tal paese c'è un gran fermento per chi si avvicina la Vennigna a momento. Tutte preparano le butte a dovere per può non avere un domano che dire. La mattina della Vennigna, appena sa chi canta la Vennigna, s'aspetta che asciuga l'acquazzina per poter cogliere la bacina. Ognuno qua sa di un valare, a cominciando subito a darsi da fare. E pensando che sta arrancata di cogliere, è lo stesso di giocare, nulla delle presenta resta a tagliare. Ogni vite ave tanta da dar racina, che si può inchere una bagniera china. Le rappe sono a cusseduce e succuse, che se le mangiano facendo a gara persino le morbose. A tempo di vennegna, delle volte la natura è macina, perché pigliandola la pronospra, la farinetta, la racina non è. Più buona e manco bella. Quando arriva lo momento, si porta la racina allo parmiento e da senza tanto sciubamento, si smunge per farla diventare sugo di sarmiento. Questo musto che profuma, si mette intra le bedone e se va sbarra facendo scuma, intra le butte delle pacione. Lo musto fermenta fino a San Martino, giorno che si gusta la sincera qualità di sto vino. Poi quando giunge l'ora e si spronedda, si vede nascere un nettare delizioso della cannella. La Vennigna è un'allegra festa di famiglia e senza fare se tanto maraviglia, un solo pensiero a tutte quante piglia, che è chida di non scordarsi la gradiglia. Appena infatti si finisce di vennegnare, si prepara con premura lo mangiare, si mette in capo lo fuoco la gradiglia pa buturare se vivere senza briglia. Alla fine della giornata si parla ancora di sta buona annata e c'è una battuta, una scaccamiata, poi ognuno se ne va per la sossata. Bravo ancora, bravo. Ste vierse le voglio dedicare alla mia terra di Sicilia in particolare. Isola che non ti può scordare, ce ne sono bellezze a conservare. Sta perla di forma triangolare è un'isola circondata da tre mari, di fascino unico e senza pari, vero paradiso da ammirare. Per lo clima, le belle femmine e lo mangiare, per la storia, la cultura, le tante cose d'arte da taleare, chi sta in terra da visitare per poter la meglio apprezzare. Nasce un luogo di bellezze primordiali. Arancia e limona, agrume eccezionale, sono come tante palle ornamentali che ambestano, diciamo, stare con nava uguale. Le sue orte straordinarie, veramente piede e vari, parano enormi ceste di frutta stagionale, mezzo a tutto di verde naturale. Le sue vigne ne regalano un vino stuso, e lo sapore dolce assai pastoso, che è tanto conosciuto quanto famoso per lo suo nettare prezioso. Le sue arvole da olivi secolare, sono forti, maestose e spettacolari. Fanno l'olio per conzare o mangiare, cava un buon sapore lo palato far recchiare. La sua aria fresca e frizzantina, essendo come sembra così fina, se pigliata a prima mattina, dona a tutte quante una salute china. La sua montagna dell'Etna, fumante, si staglia a oriente come un gigante. Spesso sputa fuoco, dallo scuro cielo di stibbe tramontato, che a vedere il suo spettacolo ognuno resta ammaravigliato. Le sue splendide azzurre mari hanno un giovevole effetto salutare, donano refrigerio e fanno retemperare quando c'è lo cavolo da carcasciare. Lo calore della sua gente fa stare sempre allegre e contente, allontanando le problemi esistenti di ogni essere vivente. C'è pure la ricchezza delle sentimenti, radicate dalle core e dalle menti, che si manifestano in tutti i momenti della vita quotidiana di sta gente. Infine, questa terra sensazionale, considerata un vero paradiso naturale, sogno grato che mi dette le Natale e la ringrazio con sta dedica speciale. Ancora bravo, bravo e grazie, e grazie. Grazie a nome di tutti gli operatori di Assarca e di tutta la gente che segue. Sì, però mancavano quelle di Ale che ce le ho. E di tutta la gente che segue i Ale, a gente a terra di Sicilia che è vista in tutta Europa, in tutto il mondo, e con vera soddisfazione.
Grazie a te. Grazie a voi, grazie a voi.